E un calorosissimo e sincero boia de mau a tutti gli iscritti di Sala Giochi 1980. Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, a seconda di quando guardate questo video. Ragazzi, siamo ancora qua alla nostra rubrica, ma che bella scoperta ragazzi, oggi davvero una bellissima scoperta. Sentite che musica, come suona il Sid, non c'è nemmeno bisogno che vi dica insomma di che cosa stiamo parlando chiaramente del buon vecchio carissimo indimenticabile, inossidabile, intramontabile, imboiade maiabile Commodore 64, eccolo qua ragazzi, Commodore 64. Oggi parliamo di un gioco che si chiama Neutron. È sviluppato completamente, codice, musica, grafica, completamente appunto da Sarah Jane Avery, ragazzi, nel 2019, sviluppato da Sarah Jane Avery e pubblicato invece dalla Protovision. La Protovision, che se non sbaglio mi ricorda qualcosa, chi è che lo sa lo scriva nei commenti, anzi ve lo dico, dai, il buon Wargames, quando lui cercava i giochi, insomma, la buona Protovision. Allora ragazzi, pensate che lo sviluppatore praticamente ha iniziato a lavorare a questo porting, perché partiamo un po' da prima. Nel 1984 la Tecan sviluppa e pubblica per la sala giochi, per il arcade insomma, il bellissimo Star Force, che è uno sparatutto spaziale a scorrimento verticale. Vi ricordate? Bello, ma adesso quando lo andremo a vedere sicuramente ve lo ricorderete senza indugio. E negli anni 80, insomma, dopo poco l'uscita di questo gioco in sala giochi, lo sviluppatore inizia a lavorare appunto alla conversione per Commodore 64. Poi nel frattempo, insomma, scrive tutto il codice, scrive parte della grafica, eccetera eccetera. Però poi, per motivi a noi sconosciuti, che succede? Succede che l'azienda dove lui lavora, insomma, cambia azienda eccetera, e quindi il codice va un po' perso nei meandri dei vari spostamenti di computer e dei vari spostamenti insomma di case eccetera. Dopo tanti anni invece rimette mano al codice che aveva già scritto quasi completamente negli anni 80, con molta più pratica, con molta più conoscenza del linguaggio di programmazione, insomma con molta più evoluzione di tanti anni di quello che è successo insomma nel mondo della programmazione, e decide di dare alle stampe questo gioco appunto, che si chiama Neutron. Ragazzi, che vi posso dire, lo vedrete adesso da quello che andremo a giocare, da qualche minuto che andremo a provare questo bel gioco. Ragazzi, vi posso assicurare che è un lavoro veramente veramente eccezionale, secondo me eccezionale. Poi io che adoro gli sparatutto spaziali, ragazzi, veramente questo è un gioco che merita tantissimo, ve lo assicuro, ve lo posso assicurare. Volevo dire, vabbè ragazzi, ci sono 9 livelli, ci sono un sacco di astronavi, ci sono i boss di fine livello, ci sono tante cose da distruggere, nemici molto vari, colonna sonora bellissima, power up, spari eccetera, insomma tutto quello che ci si potrebbe aspettare ragazzi da un gioco di questo genere. Vi posso dire che il gioco è chiaramente, come sempre faccio, scaricabile gratuitamente, link qua giù sotto il video, in descrizione troverete il link ragazzi per andarlo a scaricare. Funziona su qualsiasi simulatore, si può scaricare in formato cartuccia da 16k, in formato D64, insomma lo emulate come volete con qualsiasi emulatore appunto di Commodore 64. Una cosa molto importante da dire è che questo sviluppatore, che continua insomma a regalarci perle su perle, secondo me dovrebbe essere supportato nel momento che voi cliccate sul link e andate a vedere il gioco. Quando fate download potete donare qualcosa allo sviluppatore, che sicuramente li investirà in altri progetti belli, bellissimi come questo. Io vi consiglio insomma di anche un euro, due euro, insomma tutto è sempre ben come si dice, ben accetto credo, no? Perché anche se gli arriva un euro penso che sia comunque, faccia comunque piacere. Allora, ho parlato pure troppo, pad, joystick, andiamo a vedere scena 1, get ready. Forza, vedete il campo stellare sembra che sia fermo, dici ma come sta fermo, invece non vi preoccupate perché adesso si inizierà a partire insomma lo scrolling con i vari movimenti, con i vari, eccoli qua, vedete sotto il campo stellare, chiaramente se stiamo sulle stelle è difficile vederlo muovere, quindi quando vedevamo sui vecchi giochi insomma muovere le stelle era un po' fuori fisica, insomma non credo insomma che dallo spazio non si vede passare le stelle sotto se non dopo spostamenti importanti, e invece insomma qua in questo caso ragazzi lo scroll viene fatto appunto dal fondale in assoluto.
Direttamente, no, in assoluto. Eccolo qua. Potenziamo la nostra astronave. Cominciate a ricordare, ragazzi, Star Force Tegan 1984, di quello che sto parlando, ragazzi? Ovviamente penso di sì. Che chi l'ha giocato in sala giochi sicuramente sa, avrà già riconosciuto, insomma, questa piccola perla, piccola grande perla, come tante volte dico, perché veramente merita. Un gioco che merita. Io, ragazzi, quando ritrovo queste cose, insomma, ho sempre un tuffo al cuore, perché veramente mi fa piacere. Adesso invece c'ho un tuffo che mi incazzo come una bestia, perché quando mi ammazza in questa maniera così idiota, insomma, divento cattivo, mi incazzo come una bestia. Vedete i nemici, ragazzi, che cambiano di forma, di dimensione, gli sprite sono tantissimi. Siamo già al boss, questo, ragazzi, è il primo boss, boss di fine livello, come avevo detto, che ce ne sono diversi. Vedete, possiamo solo spostarci da destra a sinistra, o su o giù, e su e giù, praticamente in tutte le posizioni, in tutte le direzioni. Solo, ho detto, come per dire, ti puoi spostare solo su o giù, invece no, in quattro direzioni, nelle quattro direzioni. Eccolo qua, il boss, ragazzi, l'abbiamo mandato direttamente, che c'è stata una sfiammata di Bianco. Stage 1 cleared, now enter the next stage. Qua, aspetta, fammi alzare che la musichetta merita, ve la voglio far sentire un po' meglio. Ho alzato un po', vai! Si riparte, ragazzi, si riparte. Gioco che non perdona. Ecco qua il secondo livello, ragazzi, ve lo sicuramente si riconoscerà di più. Eccolo qua, il secondo livello, inizieremo a riconoscere il buon Star Force. Per chi l'ha giocato sicuramente non ci avrà dubbi. Porca dell'as, no, già game over, niente, abbiamo finito così. Radicalmente, insomma, già bruciato immediatamente. Forza, forza, forza e coraggio. Famo un'altra partita, dai, che mi è piaciuto. A me questi giochi, ragazzi, i giochi spaziali comunque mi mette allegria, mi mette di buon umore. Quindi li gioco sempre con grande, grande piacere. Grazie, insomma, allo sviluppatore, a Sarah Jane Avery, che ha sviluppato questo piccolo capolavoro per Commodore 64, ragazzi, che sicuramente non vi lascerà delusi. Provatelo immediatamente, regalategli, magari donategli qualche centesimo, un euro, due euro o quello che vi pare, ragazzi, perché questi sviluppatori indipendenti secondo me vanno premiati, perché ne fanno tanto lavoro e poi mettono mettono a disposizione i loro capolavori, in questo caso gratuitamente, insomma, a tutta la comunità. Quindi se qualcuno volesse donare qualcosa, insomma, sicuramente lo sviluppatore lo apprezzerà sicuro al 100%, al 1000 per 1000. Vai, andiamo, continuiamo. No, niente. Comunque, ragazzi, difficoltà non c'ha niente da invidiare all'arcade, insomma, dal cabinato originale. Mi pare che la difficoltà non c'ha nulla da invidiare, se non altro, perché mi sembra che sia stata tarata abbastanza bene. Però comunque, oppure no, oppure sono io che sono agli... Niente, mi ammazzano un'altra volta. Niente, mi è rimasta una vita, ragazzi. Finiamo qui, peggio, tristemente finiamo così, ragazzi. Perché mi ammazzano un'altra volta. Proviamo a ammazzare un'altra volta al bossometro, quassù, che siamo arrivati al boss. Mi piaceva farne, insomma, un paio almeno di boss, ma... Eccolo qua. Dobbiamo sparargli sulle due bombette. Sulle due bombette laterali. Fra poco mi ammazza se non mi sposto. Grande, grande. Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, quando fa sta sflashata, ragazzi, c'è un flash che praticamente demassacra l'occhio. Vai direttamente dall'oculista. Gli dici: senti, mettimi una venda, perché non vedo più a un centimetro manco. Occhio, non ci famo ammazzare subito. Famoci ammazzare fra un secondo, ma non subito subito, dai. Vediamo, vediamo. E comunque, ragazzi, spara tutto a scorrimento. Non è! Gli spara tutto a scorrimento, ragazzi, non è per tutti. Sicuramente il buon Alessandro mi dice che non è per lui, perché, come avete notato, insomma, mi ha mazzato per l'ennesima volta. Allora, ragazzi, niente, allora vi lascio così, perché nel 1984 esce in sala giochi il buon Star Force di casa Tegan. Inizia a lavorare Sarah Jane Avery, inizia immediatamente a lavorare a questo porting, ragazzi, per Commodore 64. Poi, come vi ho spiegato prima, non viene pubblicato subito per ragioni che io ignoro, però sulla
se andate a vedere sul link, sul download, insomma c'è tutta la storia che vi spiega i perché e i per come. E, cambia quindi azienda, eccetera eccetera, poi perde il codice, poi ritrova delle parti, insomma inizia a lavorare, dice sai che c'è questo gioco, invece io sono innamorato insomma di questo bel titolo da sala giochi, voglio comunque pubblicarlo, e decide di renderlo disponibile gratuitamente appunto nel 2019 a marchio Protovision, quindi quello, se come ho detto prima, della Protovision era quello dove andava insomma a cercare i giochi all'inizio sul film War Games, non so se chi di voi lo conosce, io lo so praticamente a memoria. Allora ragazzi, niente, vi ringrazio di avermi seguito anche oggi, sicuramente Neutron è un gioco che rimarrà ben impresso nelle nostre menti, perché è veramente un gioco che merita parecchio, e non posso anche oggi che lasciarvi con un grosso, grassissimo, grande applauso. Ciao!